però lo voglio fare dopo aver fatto conoscere una persona, perché ogni tanto prendere i grandi problemi e farli camminare sulle gambe delle persone vere è molto utile. Mimmo De Masi da qualche settimana mi dice: Mirta, devi andare a vedere il film di Ken Loach, perché è un capolavoro, perché prende una piccola vicenda privata e ne fa una tragedia universale. Ebbene, io ho conosciuto però una persona che nella sua esperienza di vita qualcosa di simile ce lo può raccontare. Si chiama Donato Pignatiello, ha 47 anni. Ciao Donato, prego, entra. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Siedi vicino a me. Allora, Donato, che come vedete è bello in forma fisica, fa una vita bella faticosa, diciamo la verità, non si siede mai. Molto intensa. Ecco, questo è scritto lì, io sto mi sono permesso di portartene una che è proprio per hai visto io la tua attenzione, l'attenzione che ha con i drivers dal primo giorno, quindi me la metto con grande piacere. Visto l'attenzione che avete nei nostri confronti. Giusto. Ti abbiamo seguiti dall'inizio, anche quando Di Maio li fece andare al ministero il primo giorno che arrivò. Insomma, diciamo che poi rispetto alle cose che ho visto, i risultati sono stati un filino meno entusiasmanti rispetto all'attenzione. Comunque, la tua giornata lavorativa, racconta, no, quanti figli hai tu, Donato? Io ho un figlio di 13 anni, sì, un figlio di 13 anni. E... Ma lui vive con te? Sì, sì, vive con me, è affidato a me, il giudice me l'ha affidato. È affidato a te? Certo, ok. Sì. La tua giornata? La mia giornata inizia verso le 7:30 di mattina, alle 7 di mattina, mi convocano sul piazzale di Amazon, io non sono un lavoratore di Amazon, io faccio parte della filiera di Amazon, io non sono un diretto di Amazon. Infatti queste... Spiegala bene questa cosa vuol dire? Che tu alla fine i pacchi di Amazon li consegni, ma non sei un dipendente di Amazon. E quello è il grosso problema, che noi il committente ha appaltato il 100% del suo ultimo miglio, il servizio di consegna l'ha appaltato completamente, in modo che si è deresponsabilizzato completamente e... Demanda tutte le aziende a fare. Il servizio di consegna a domicilio non lo fa Amazon, lo fanno degli altri. No, l'esternalizzato. Esternalizzato. Al 100%, proprio perché loro dicono che non sono capaci a gestire, ma loro sono avanti di noi. Infatti, quando sentivo parlare di produttività, poi io mi brividi, perché se dovete mettere ancora più produttività da Amazon, noi ci impicchiamo. Perché scusa, cioè, loro sono un po' troppo produttivi rispetto. Bravo, perché noi abbiamo fatto anche dei servizi all'interno dei magazzini abbastanza impressionanti. Ci sono timer anche per andare al gabinetto, va bene. Ma dimmi una cosa, quante consegne devi fare tu al giorno? Si parte da un centinaio, si va oltre l'infinito. Infatti se non ci autoregolamentiamo noi, loro ti danno anche 160, 170 fermate, perché... La rotta la genera un algoritmo, quindi non c'è l'intervento umano. Scusa, quante ore, 170 consegne, in quante ore di lavoro dovresti? Beh, noi da contratto sono 9 ore, però effettivamente di rotta ne facciamo 7, 6 e mezza, 7 ore di rotta, quindi a volte... Questa è la differenza con il film di Ken Loach. È interessante che tutti quelli che vedono il film si commuovono, eccetera, ma parlando con quelli che mi stavano vicini, nessuno sapeva che in Italia quella situazione lì non ci può essere. Perché qui stiamo parlando di 7 ore, 11 ore è il range massimo secondo il decreto di dignità, mentre in Inghilterra può essere anche 24 ore al limite. E il protagonista arriva a fare 24 ore addirittura. Tra l'altro, appunto, il film si chiama Sorry We Missed You, perché lui lascia il bigliettino, sì, quando non riesce a consegnare, sì, ci dispiace, certo, averla mancata. Sì, sì, per un momento, però le 9 ore perché le abbiamo stabilite noi, certo, noi lavoratori, perché, certo, noi siamo stati lasciati allo sbando completamente, certo, da tutto e da tutti. E siamo riusciti a venire fuori perché sennò no, avete avuto il decreto dignità, non siete stati lasciati. Quale dignità? È l'unico la dignità che non c'è. La conosco più da 20 anni, da quando lavoro in Italia. Quindi quale dignità? Come? Che dignità? In che senso? La dignità non la conosce. In Italia sul lavoro la dignità non esiste. Questa è una battuta. No, che è una battuta? No, il decreto dignità impedisce che ci sia quell'estremo dell'Inghilterra. E va notato, sennò ma sulla carta, sulla carta. Ma poi di fatto non è quello che la carta scrive. Scusami, perché il problema è proprio quello. Per capire proprio cioè se a te al citofono ti rispondono un po', ci mettono un po' a risponderti. Per te è un dramma. Cioè, che vuol dire dover fare 170? Raccontacelo bene, perché quando, 170 consegne al giorno sono tante, il ragazzi. Cliente al citofono dice attendi che in 2 minuti scendo, a noi ci viene l'ansia. Perché 2 minuti sembrano 2 minuti, sì, ma per un driver 2 minuti, cioè su 100 consegne, se io sto fermo 2 minuti a consegna, sono 200 minuti. Sono praticamente 2 ore che tu perdi e la rotta non la finirai mai. E lì si innesca tutto il processo delle pressioni che arrivano da parte della station e dai dispatcher per consegnare, perché loro, ripeto, la rotta la genera un algoritmo, non c'è un intervento umano. Scusa, che rende fattibile. Scusa, me lo tolgo perché c'ho caldo, però lo mettiamo sul tavolo così si vede. Quali sono le pressioni? Consegnare tutto, perché il prime è la consegna in un giorno, quindi loro la loro immagine è che il pacco arrivi in un giorno e soprattutto perché sono talmente oberati di lavoro che se tu gli riporti indietro anche le spedizioni del giorno stesso, accumulano quelle del giorno. Cioè,
hanno talmente tanto lavoro che devono consegnare, addirittura noi consegniamo i pacchi che dovrebbero arrivare fra 4-5 giorni, ci fanno consegnare tutto subito perché devono svuotare i magazzini, sì, perché Amazon ormai è una realtà che funziona talmente bene che continuano a sfornare i pacchi, quindi vanno consegnati tutti, ma sia per l'immagine anche e soprattutto per non intasare i magazzini. Devo andare in pubblicità.